Ehi, Sunny, vuoi vedere qualcosa di bello? Ciao, papà, certo! Guarda qui! Forte, vero? Come hai fatto? Wow. Che showman! Non posso prendermi tutto il merito! Voglio provarlo! Dammelo! Pronta? Ecco le bolle! Non è possibile, la cosa più bella che abbia mai visto! Pop, 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 pop! Woohoo! C'è di più! Prendile tutte, tesoro! Oh, che bello! Ecco, prova tu! Wow, che responsabilità! Guarda come vanno! Potrei farlo tutto il giorno! Come fa a farlo? Aspetta! Riescono dal sedere! È pazzesco! Posso farlo anch'io! Vuoi vedere? Cosa? No, non farlo! Ti prego, Sunny! Troppo tardi! Ho cercato di avvertirti! Vabbè, lo facciamo tutti! Credo che lo lascerò fare a questo piccoletto, le sue profumano! Già! Mamma, guarda il mio disegno! No, guarda il mio! Wow, siete così talentuosi! Ho fatto due artisti! Bravi, sono dei capolavori! Fammi vedere! Grazie, tesoro! Wow, avete mai visto qualcosa di simile? Meritano di essere appesi al muro! Voglio vederli ogni giorno! Facciamo una sorpresa alla mamma! Buona idea! Le piacerà! Questo è il mio lavoro migliore! Continuiamo! Cosa c'è dopo? Il tavolo! Sì, è noioso! Sono tornata! Cosa è successo qui? Ehi, mamma! La mia povera casa è un disastro! Che cosa avete fatto? No! Ah, che succede? Ah! È un disastro! Non ci credo! Io? Eh? Ho un'idea! Sì, posso usare la pellicola di plastica! Questo risolverà tutto! È meglio che mi metta al lavoro! Rivesto tutte le superfici con la pellicola, agirà come una barriera protettiva. La metto anche sulle pareti. Così potranno disegnare senza fare danni. È una trappola? Ma non importa, mi sento così vivo. Lo chiamo il mio periodo blu. Woohoo! Non badate a me. Ah? Qualcuno ha detto qualcosa? Probabilmente non era nulla. È il giorno più bello di sempre. Non voglio che finisca. Guarda qui, mamma. Stai andando alla grande, tesoro. Così non ho più bisogno di ristrutturare. Ehi, abbiamo cambiato qualcosa qui. Mi piace. Grazie, mamma. Figuratevi, ragazzi. Sei la migliore, mamma. Dov'è la vernice? Ottimo tiro, Sunny! Ricorda, fa con calma! Così, al primo colpo! Sallallallallà! Wow, che pubblico! E ora un bel assolo! Via col rock! Qui, pisciolino! Aspetta, ha abboccato qualcosa, tira su! Wow, sta lottando! Giochiamo ad acchiapparello! Non puoi prendermi! Oh, sono così fuori forma! Torna qui! Devo sedermi, non sono più giovane come un tempo! Oh, mi stavo divertendo, ma va bene così! Mettiti questo, papà! Wush, wush! Dai, ti guardo! Eh? Oh, andiamo! Non rimanere seduto lì! Fa qualcosa, papà! Dammi solo un momento, Sunny! Ma papà! Aspetta, ho bisogno di una distrazione! Eh? Cos'è questo? Sembra interessante. Lo metto qui. Preparo tutto. Avrò bisogno di tutti i miei pennarelli. Sono pronta a disegnare, ma ho bisogno di un modello. Potrebbe andare. Metto qui il disco, poi lo faccio girare finché non trovo l'immagine che voglio. No, no, no. Questo non va bene. Proviamo un altro disco. Chissà cosa c'è su questo. Wow, guarda un po', questi animali sono così carini! Ah, quello che volevo! È meglio che spenga le luci! Dovrò solo ricalcare l'immagine! È facilissimo, sarà fantastico!
Lascio spazio per le macchie. Ora posso riempirle, devo solo rimanere all'interno delle linee. Poi giro intorno alla sagoma. È così carino! Ecco, finito! È perfetto! Papà, guarda qui! Oh, papà, svegliati! Oh, beh, ha bisogno del suo sonno di bellezza, disegnerò qualcos'altro. Ah, l'elefante! Questo potrebbe essere complicato. Che libro interessante! Ehi, tesoro, i ragazzi stanno giocando! Oh, guardali! Vogliamo fare un gioco divertente? Si chiamano pulizie! Penso che vi piacerà! Oh, non sembra divertente! Ups, è caduto qualcosa! Oh, guarda che casino! Ti ho detto di usare un piatto, papà! Non si finisce più! Odio questa cosa, preferirei essere dal dentista. Abbiamo finito? Magari. Dillo a me. Meno chiacchiere e più pulizie. Come andiamo? Un attimo. È esattamente come prima. Che state facendo? Non è andata secondo i piani. Aspetta, credo di avere un'idea. Potrei usare quel nastro. Sì, potrebbe funzionare. Oh ragazzi, non muovetevi. Ci dispiace, mamma. Oh, non fa niente. Tirate su le braccia. Fidatevi di me. Avvolgo il nastro intorno alla mano, proprio così. Che succede? Temo che sia impazzita. Sarà divertente, lo prometto. Ora avvolgo altro nastro intorno al corpo. Rimani così. Non ci vorrà molto. Devo solo assicurarmi che il lato adesivo sia rivolto verso l'esterno. Penso che ci siamo. E adesso? Premete il nastro contro i giocattoli. Ricevuto, mamma. Ecco qui. Ehi, ma guarda un po'. Li sta raccogliendo. Che mamma geniale. Che forza. È come vivere nel futuro. State andando alla grande. Woohoo, mi gira la testa. Guarda, li ho presi tutti. Oh, e questa? Sono ricco. Comincio a divertirmi. Bisogna prenderli tutti. Guarda qui. Voglio farlo di nuovo. Wow, sono proprio tanti. Guarda, li ho presi. Wow, finalmente è tutto pulito. Sono fiera di voi, ragazzi. Siete proprio bravi. Penso che vi meritiate una ricompensa. Wow, bello. Aspetta, dove sono i miei baffi? Cerchi questi? Ehi, ridammeli. Tanto dovevi raderti. Va bene, Annie, proviamo a fare i bisognini, ok? No, non voglio, la tazza mi fa paura. E fa dei suoni mostruosi, mi vuole mangiare. E poi è fredda, non voglio avere freddo. C'è la principessa del freddo che vive nella tazza e la rende fredda. Ho freddo, odio il bagno, non ci voglio andare. Troppo freddo, mi dispiace, tesoro. Non c'è problema, però penserò io ad una soluzione. Questa pallina sul fermaglio potrebbe essere la soluzione. Devo solo mettere qualcosa sulla tavoletta per riscaldarla. Userò queste palline e un po' di colla calda. Poi incollo tutto sulla tavoletta. Ecco qui, tesoro, prova un po'. Ora sarà caldo. Sì, non ho freddo, è calda. Adoro il nuovo bagno. Oh, devo scaricare. Guarda, c'è la principessa del freddo. Vuole rendere fredda la tazza. Ma adesso non è più fredda. Vattene via, principessa cattiva. Come osa quella poppante? Oh no, tagliare le cipolle è la cosa peggiore. Non riesco a smettere di piangere, mi bruciano gli occhi. Yeah, mamma sta affettando il cibo e io mi annoio. Guarda, una padella. Oh, può diventare uno scudo. Oh sì, ho anche una spada, sono una guerriera. Mamma, guardami, proteggerò la casa contro i cattivi. Che stai facendo, tagli le cipolle? Ehi! Au! I miei occhi! Mamma! Oh, tesoro, sono soltanto le cipolle, sai? Aspetta, hai il tuo scudo? Sai che mi è venuta un'idea? Ecco, reggi il tuo scudo mentre ti tiro su il cappuccio. Te lo tiro su, sopra la testa così, e sopra il tuo scudo. Stringo i lacci e tadan! Sono una guerriera, vero mamma? Certo, sei la più grande guerriera di casa, cioè del castello. Allora, non c'è nessuno a cui vendere qualcosa qui in giro?
Vediamo, magari in quella casa laggiù. Sembrano una signora e sua figlia che indossa qualcosa. Un attimo, ho il binocolo al rovescio. Guarda un po', cipolle, la signora piange perché le affetta. Proprio l'occasione perfetta per vendere. Devo darmi da fare. Sì, posso fare qualcosa per lei? Salve signora, una nuova invenzione per la casa, una fetta verdure. Mette qui la verdura e la fetta, specialmente le cipolle. Ha per caso problemi agli occhi affettando le cipolle? Infili qui le cipolle e le farà dadi così, niente più lacrime. Quello che mi serve. Ecco a lei, questi dovrebbero bastare. Non ha visto il cartellino col prezzo? Scusi, ma al momento non ho nient'altro. Ah, va bene, me li farò bastare. Ecco il suo affetta verdure. Sono così eccitata per questa invenzione nuova. Tagliare le cipolle sarà molto più facile. Metto un pezzo di cipolla in questo contenitore, chiudo bene qui sopra e premo il tasto. Incredibile, straordinario, sta affettando la cipolla davanti ai miei occhi. Molto più velocemente che tagliandole a mano. E ho anche l'altra mano libera, così. Questo è il mio gioco preferito. Oh tesoro, hai ancora questo dannato febbrone. Metti questo scialle, così starai al caldo. E metti anche i calzettoni di lana e il berretto per stare al caldo. Adesso ti do la tua medicina. Oh? Cosa? Questo è uno dei calzettoni che ho appena messo a Danny. Mamma, non voglio indossare questa roba. Ma almeno devi prendere lo sciroppo per la tosse. Solo una piccola dose ti farà bene. Ok, forza Annie, apri la bocca. No! Questa bambina mi manderà al manicomio. Ecco l'aeroplanino, su! Non voglio! Oh. Odio la medicina! Dolci! Ecciù! I lecca lecca sono i miei preferiti! Non se ne parla, non ti farà bene alla gola! Odio essere malata, sei cattiva, mamma! Sì, come no, che cattiva che sono a prendermi cura di te! Aspetta, posso usare questo lecca lecca per curarla? Basterà metterci intorno un po' di sciroppo e anche un po' di canditi per mascherare meglio il sapore. Tesoro, ho un regalo per te. Un lecca lecca come volevi. Sì, vive lecca lecca, dammelo subito. Che buono! Oh, capisco. Mamma, i canditi tra i capelli. Questo è lo show più bello del mondo. Buongiorno spettatori di 123 TV, ho un'offertona per voi! Vi serve per caso un nuovo modo di cucinare gli hot dog? Ecco l'invenzione che fa per voi, guardate! Wow! Mamma, mamma! Guarda, lo voglio! Fa vedere! Oh, non credo che ci serva quell'affare! Aspetta, ti farò un hot dog in padella come al solito! Rompo qui un uovo! Ok! E ci siamo! Metto questo hot dog su uno spiedino! Ecco fatto! Adesso lo spalmo con l'uovo così. Ancora, girandolo. Oh, non ha funzionato come pensavo. Ok, penso ci serva qualcosa di diverso. Hot dog in padella. Metto dell'uovo sbattuto sopra. Ok, l'uovo sta friggendo. Con la spatola lo giro dall'altra parte. Dai, stupido uovo, resta lì dove sei. Possibile che non ci riesca. Ehi, bambina, tua mamma ne ha bisogno, sai? Sembra che non ci sia nessuno. Non farne parola in giro. Vai, prendi questo. Mamma, guarda! Ora con questo puoi prepararmi l'hot dog. Dove l'hai preso? Non te lo posso dire, dai, usalo. Ok, proviamolo. Rompo l'uovo qui dentro. Ecco qui, dritto dentro il tubo. Adesso ci serve un hot dog. Lo metto nel contenitore e lo giro un po'. E adesso aspettiamo. Tutto deve cuocere bene, mica vogliamo un uovo crudo. Credo sia pronto, vediamo com'è venuto. Sembra buono. Assaggia, tesoro, spero ti piaccia. È buonissimo! Non male, infatti, fa assaggiare anche a me. Oh? Chi starà bussando alla porta? Sì, posso aiutarla? Siamo qui per consegnarle il conto dell'arnese per gli hot dog. Oh, povera me, tutti quei soldi! Aspetti, devo restituirlo. Aspetti, lo pulisco un attimo. Cosa? Non voglio mica quel coso indietro, voglio i soldi! Tesoro, che sta succedendo qui? Hai messo le mie maschere facciali sui tuoi amichetti. Sì, e anche su di me. Stiamo facendo un party. Capisco, ed è tutta roba di mamma, ovviamente. E hai usato tutto quanto? Persino i cerottini della mamma. Ok, così non va.
dovrò dirle due paroline. Tesoro, non si prendono le cose degli altri senza chiedere. No, sono tutte cose mie, stiamo facendo un party. Forza, dai qui. Prendi questo temperino piuttosto. Tieni. È un temperino bello grande. Chissà se posso usarlo per pelare le verdure. Tecnicamente i cetrioli sono delle verdure. Proviamoci. Wow, ma guarda, il temperino funziona davvero per sbucciare i cetrioli. Ha sbucciato perfettamente tutto il cetriolo. Adesso posso tornare alla mia routine di bellezza. Il cetriolo è benefico per la pelle. Ora posso usare queste fettine come maschera di bellezza per il viso. Mamma, guarda, ho disegnato un fiore per te. Oh, c'è da mangiare, ho fame. Quanto mi piace il cetriolo. Annie, mi fai sempre ammattire. Che posso fare? Non si può andare avanti così. Rimane solo un'opzione. Non ti muovere. Sì, quello sono io. Vi starete chiedendo come siamo arrivati a questo. Stoppiamo qui. Torniamo indietro. C'è così tanto da dire. Prendi i popcorn. La storia sta per iniziare. Wow, è fantastico. Ehi ragazzo, che succede? Eh? Oh, ciao papà. Che banana deliziosa. Ehi Justin. Hai notato la tua postura? Non va bene per niente. Sei tutto ingobbito. Andiamo figliolo, siediti per bene. Molto meglio. Grazie papà. È il mio lavoro. Ora mi godo la banana. Buon appetito papà. Ce la farò. Vincerò io. Ehi, come va? Aspetta, non hai mai smesso di giocare? Proprio così? Non ho parole. Ma che sto facendo? È finita. Meglio che vada a letto. Che strano. Non mi sento molto bene. Sua madre si arrabbierà un sacco. Devo proprio intervenire. Ehi, cosa hai in mente? Justin, sta dritto. Sono serio. Che posso fare? Non si può andare avanti così. Rimane solo un'opzione. Non ti muovere. Ah! Justin, è solo colpa tua. Sto cercando di aiutarti. Metto la cintura intorno al tuo busto, poi la allaccio sul retro, in questo modo. Ecco, così va meglio. Beh, alla fine è una bella sensazione. Grazie, papà. Ha funzionato. Torno a letto. Sogni d'oro? Thank you. E la indosso ancora. Guarda. Aspetta, pensavi che fosse... Per fortuna è un lieto fine. Che bello. Lo farei tutto il giorno. Sono così felice, a differenza di questi giocattoli. Ora invece sono triste. Non so più cosa distruggere. Ciao. Buone queste patatine? Certo, mi sono un po' sporcato. Che c'è in TV? Un classico. Giornata sul divano. Che c'è di meglio? Patatine finite. Perché succede sempre alle brave persone? Forse è meglio comprarne un po'. Certo... Non con questi vestiti. Meglio che mi renda presentabile. Ah, così va meglio. No, Chris, dimmi che non l'hai fatto. L'ho fatto e mi sono goduto ogni momento. Che ne pensi? Non male, eh? Perché? Perché l'hai fatto? Guarda un po'. Ops! Hai ritagliato la mia borsa? E i soldi? Ma cos'hai nella testa? Non fare così. Sono un artista. Ehi, Justin, guarda che maglietta. Posso farne una anche per te? Ah, non sai quanto mi fai arrabbiare. Respira. Forse ho trovato. Mi rimetto la maglietta macchiata. Dammi quelle forbici. Farò alcune modifiche. Non è stato complicato. Ora la sollevo sopra la testa, ma non fino in fondo. E poi faccio un nodo. Ecco, una fantastica borsa per la spesa. Super capiente. Non toccarla, capito? Io devo andare. Credo proprio di averlo ispirato. Beh, finiamo qui. Questi giochi sono noiosi. Vorrei qualcosa di più divertente. Oh, ehi, è un puppet? Prendine una. Quale?
No, non voglio giocare con i Pop-It. Pubblico difficile, ci deve essere qualcosa. Che ne dici di... i Pop-Tubes? Dammene uno. Come si allungano? Wow! Oh, ne voglio altri! È lunghissimo! Dov'è finito? Perché non provi queste, cannucce? Guarda, prima tolgo la parte superiore, poi quella inferiore. Ecco a te, mini Pop Tubes. Wow! Prendi! Mi sento un gigante! Guarda come diventano! Divertente, vero? Assolutamente sì! Prendine un altro! Forza! Ci siamo quasi! Una tazza di cioccolato? Grazie, papà! Ma ho già questa! Oh, va bene! Non importa! Ah, sì! Presi! Guarda cosa ho trovato! Partite? Scherzi? Sono davvero impegnata! Ok, concentrazione! Un paio di lanci con il tuo vecchio? Papà, sono nel mezzo di una partita! Certo, scusa, cara! Cos'è successo? Tutto sotto controllo, nessun problema. Il tasto W. Ma dov'è? No, non può succedermi questo. Qualcosa non va? Fammi dare un'occhiata. Ah, ecco il problema. Che succede? Papà! Ah, è arrivato il mio momento! Wow! Fatti da parte! Ci penso io! Basta usare una penna 3D sui tasti incriminati. Procedi con la penna su e giù, coprendo bene i tasti. Una volta asciutti, usa il bianco per disegnare la lettera. Bella grafia! Come nuova! Non sembra poi così male! Proviamola. Ah, quanti ricordi. Wow, papà, non sei male. Oh, ho troppa fame. Non dirlo a me. Ordiniamo qualcosa? Sì. Vuoto. Wow, una consegna veloce. Ora che facciamo? Trovato. Guarda. Ok, non dovrebbe essere difficile. Ha funzionato! Dolci banconote, quello che ci serviva. Lo prendo io. Quasi dimenticavo, ecco a lei. Che bello! Wow, guarda! È fantastico! Orsetti gommosi, mettili qui. Mmm, deliziosi. Che fai? Smettila! Uno alla volta! Non fare lo scostumato! Non sei divertente, ma va bene! Aspetta! Ho un'idea migliore! Mettiamo gli orsetti in diverse ciotole! Poi li sciogliamo! E mettiamo il liquido nei bicchieri! Facciamo rapprendere e versiamo il colore successivo! Continuiamo a riempire! Wow, gelatina arcobaleno! Sì, assaggiamola! Grazie! Inizio io! Mmm! Sublime! Potevo pensarci prima! Non ti spaventare, ma... che succede? Chi ha preso i miei soldi? Chi è stato? Posso spiegare? Ma prima un po' di gelatina? Ecco pronta la colazione. Ehi, mamma. Oh, buongiorno, caro. Ti preparo subito i tuoi cereali preferiti. Ciò che serve a un ragazzo in crescita. Un po' di latte. Mangiali tutti. Cereali? Ma perché ci provo? Cos'altro abbiamo qui? Oh, un po' di frutta fresca. Tutta salute. Ecco a te. Cioccolato? Sul serio? Da qui. Mangia la frutta. La frutta fa schifo. Voglio il cioccolato. Pulisciti la faccia. Mmm, vermi gommosi. Ma come? Ma dove? Non importa. Da qui.
Va bene. Questi vanno nel cestino. Io faccio del mio meglio per lui. Quello cos'è? Ho un'idea. Riempio uno stampo con la purea di frutta. Userò diversi frutti, come mele e fragole. Una volta riempiti, inserirò dei bastoncini per ghiaccioli. Li faccio solidificare nel freezer. Poi li tolgo dagli stampi piccoli e li metto in quelli più grandi. Poi li copro completamente con il latte. E poi di nuovo nel freezer. Ora cioccolato. E infine degli zuccherini. Ghiaccioli da colazione sani e nutrienti. Se non vuoi né cereali né frutta, prova questi. Sul serio? Che buoni! La migliore colazione di sempre! Fantastici, mamma! Ok, tesoro, ora si va in bagno. In bagno? No, io odio andare in bagno. Tesoro, devi farlo, smetti di giocare un attimo. Aspetta, aspetta, non piangere, no, no, no. Ci sarà qualcosa che posso fare per risolvere. Aspetta un secondo, il Pop-It. Tesoro, prendo un secondino questo. Tiro fuori il Pop-It e lo metto sulla tavoletta. Anzi, lo metto anche sul coperchio. Riempio tutti i buchi. Lo metto anche qui, sul serbatoio. Wow, guarda che water! È tutto di Pop-It, adoro questo bagno! Sì, mi piace il bagno ora, è bellissimo! Pa 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 pa! Pash! Buon lavoro, tesoro! Ora me ne vado! E oggi il mercato azionario è salito e poi è sceso! Wow, che noia l'attualità! Ok, cambio canale, vediamo cos'altro c'è! Va bene, passa al nostro prossimo articolo di shopping. Abbiamo questa macchinina classica e personalizzata, è fantastica. Non ce ne sono tante disponibili, quindi sbrigati, ne vuoi una a tutti i costi nella tua collezione. E non è una macchinina giocattolo, no, è telecomandata. Il telecomando è tascabile e quindi facile da portarsi dietro. Wow! Puoi comprare tutto il pacchetto per soli 100 euro, ma sbrigati! Mamma, per favore, posso averla? Per favore, per favore, per favore, mamma! Oh mio Dio, è così costoso! Ma Jared lo vuole davvero! Fammi controllare quanti risparmi ho! Oh, santo cielo! Mamma, non hai più soldi? Bene, non ho bisogno della macchina! Oh, che carino, è proprio un bravo ragazzo! Fa finta che non gli importi nulla! Ma so che è dispiaciuto in realtà! Aspetta un secondo, sta mangiando i biscotti che gli ho fatto! Mi è appena venuta in mente un'idea fantastica! Ok, fammi controllare un attimo questo cassetto! Sì, ecco qua, sapevo che l'avrei trovato qui! Jared, tesoro, ho qualcosa per te! Se non è la macchina telecomandata non la voglio! Non lo è, ma può aiutarti a prendere la tua auto se vuoi! Ho questa moneta e posso darla in pasto al tuo piccolo amico! È carinissimo, vero? Con questo potrei mettere da parte un gruzzolo! Wow, ha mangiato la moneta! Voglio dargli un'altra moneta! Esatto, dobbiamo continuare a nutrirlo con le monetine e se lo nutriamo abbastanza avremo i soldi per comprare la macchinina! Ecco una nuova moneta! Ehi, mi sa proprio che è pieno! Certo che lo è! Vediamo quanti soldi si è mangiato, dai! Ok, ecco tutti i soldi, mamma! Sono tanti! Potrebbero essere abbastanza, sì! Torno subito! Guarda cosa ho, tada! Una macchinina telecomandata nuova di zecca tutta per te! Wow, la mia macchina! Ho una macchinina nuova, grazie mamma! E grazie piccola banca! Oh tesoro, hai fatto un ottimo lavoro a risparmiare i soldi! Questo cetriolo ha un profumo così fresco, ora lo taglio e lo mettiamo nell'insalata! Ehi, papà? 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 Che c'è, Lizzy tesoro? Mi annoio, giochi con me il mio amico mostro! Tesoro, sto preparando l'insalata, adesso non posso giocare con te. Papà, papà, disegni con me, ho i fogli! Lizzy, sto tagliando le verdure per l'insalata, sono un attimo impegnato. Papà, papà, guarda il disegno che ti ho fatto, guarda! Tesoro, è un bellissimo disegno, ma papà è impegnato adesso. Papà è cattivo, sarà dispiaciuto. Papà è un cattivone puzzolente, na 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 na! Ah. Devo finire di preparare l'insalata, tesoro.
Non va bene, ho i tuoi pomodori. Tesoro, dai, mi servono. Tesoro, smettila. Non mi prendi, non mi prendi, sono troppo veloce. Dammeli. Tesoro, non sto giocando. Ma ascolta, se vuoi qualcosa da fare, fai uno spuntino sano. Va bene, ma non voglio sbucciare. È troppo difficile, non riesco a toglierla. Ho bisogno di aiuto. Oh, un coltello. Aspetta, e se non fosse abbastanza grande? Ehi, questo è ancora più grande. No, non è abbastanza grande. Ecco, questo è ciò di cui ho bisogno. Quell'ascia è gigante, voglio quell'ascia. Dammela, vieni qui. No, fermati subito. Tesoro, non ti serve un'ascia, è eccessivo. Guarda, ti faccio vedere come funziona. Ho una mela proprio qui. Ora posso semplicemente girare la maniglia e il pelapatate inizierà a togliere la buccia. Girerà tutto intorno alla mela finché non sarà completamente sbucciata. Eccoci qua. Sembra buona, ne mangio un pezzo. Wow, voglio usare anch'io lo sbucciamele. Va bene, divertiti a sbucciare la tua mela come vuoi tu. E vai, devo solo girare la manovella. Guarda, guarda come si sbuccia la mela. Non c'è più buccia. Grazie mille, papà. Non c'è di che, tesoro, puoi anche mangiarla tutta se vuoi. Vuoi anche un po' di insalata? D'accordo. Prendilo. No, prendilo tu. Quanto è duro questo lavoro, mi sto stancando. Oh, ma guarda il mio piccolino. Ora che ci penso, dovrei dargli un po' d'acqua, sennò si secca. Devo assicurarmi che beva abbastanza. Wow, prendi questo, lama, la macchinina ti ha preso. Dovrebbe essere abbastanza acqua per il mio cactus ora. Oh, meglio passare l'aspirapolvere lì. La mamma è andata nell'altra stanza, bene. Il piccione combatte la papera di gomma. Prendila. No! Cos'è stato? Sembra sia caduto qualcosa. Oh no! Il mio piccolo. Ops, oh no, ho buttato giù la pianta. Non preoccuparti, mamma, la sistemo io. Aspetta, Jared. No! Posso rimetterla a posto. No, Jared! Aia, che male! Il mio dito! Aia, ho una spina nel dito! Mamma! Oddio, devo aiutarti! Che posso fare? Aspetta, l'aspirapolvere! Ehi, potrebbe funzionare! Questo lo aiuterà con la spina che gli è entrata nel dito! Oh, ecco, Jared! Tesoro, basta piangere! Sono qui per aiutarti! Ora stai fermo! Oh, Jared, tesoro, puoi smettere di piangere! Ora è tutto ok! Ehi, è uscita! Non mi fa più male il dito! Grazie, mamma! Sei la migliore! Battaglia di uccelli! Bene, sono contenta che tu stia bene, tesoro! Non si finisce mai di lavorare! Sì, sono il migliore in assoluto in questo gioco! Oh no! Ho perso di nuovo! Ora devo ricominciare da capo! Stavolta non perdo nemmeno per sogno! Fascetta, guanti e cuffia! Vincerò di sicuro! Ok, sì, inizia! Sì, io sono il migliore, sto vincendo. Prendi questo e questo. Eccoci qua, prossimo livello. Tosto questo qui. Sì, sono arrivato all'ultimo livello. Quanto è difficile. Sì, ho vinto. Lo sapevo, sono il più bravo. Ehi, aspetta un secondo, che dice ora? Che ho perso. Ma mamma. Oddio, Jared, che succede? Ehi, ti sei fatto male. Ho perso al videogioco, hai visto? Al videogioco? Ma perché non giochi con questi invece? Non lo voglio, il gelato giocattolo! Cosa posso fare? Ho il cono gelato! Mi sa che mi sta venendo un'idea! Tesoro, prendo un attimo il tuo gioco, aspetta un attimo che torno subito! Ho questo pezzo di schiuma circolare, ora lo piego così! Li metto sulla cover così! Avrò bisogno di questi palloncini sgonfi, di questa palla soffice, sono carinissimi! E ora metto anche loro sulla cover! Ho finito! Jared, sono tornata, ecco il telefono, ho una sorpresa per te. Va bene, vediamo. Wow, cosa c'è sulla cover? Che bello! Grazie, mamma, sei la migliore. Guarda lì, proprio un bel brufolo. Voglio spremerlo. Wow, grazie mamma. Io non immaginavo succedesse. Bene, divertiti tesoro, la mamma sta tornando a letto. Oh, che lunga giornata, non vedo l'ora di rilassarmi un attimo. Aspetta, ma che diamine c'è per terra? È sporcizia! No, mi sa che sono semi, semi di anguria! Vediamo... Aspetta, come ci sono finiti qui? Ora sono da qualche altra parte, cosa? Aspetta, i semi, certo! Mi portano in questa direzione. Mi sto avvicinando, mi sa... Wow, un'anguria vera e propria, ora!
Mamma mia, quanto mi piace l'anguria! Oh, ciao papà! Vuoi un po' di anguria? Ah, ok, abbiamo un po' di pulizia da fare, Lizzy. Ferma, ti pulisco il viso! Che pasticciona! Beh, è un sacco di succo di anguria, ora lo strizzo. Wow, sta riempiendo il bicchiere! Oh, non ci posso credere, che disastri possono fare i bambini! Ehi, c'è un cubo di Rubik lì! Mi è venuta un'idea! Vediamo! E vai, so cosa fare! Ora prendo la affettatrice per anguria, mi piace questo strumento! Spingo lo strumento dentro all'anguria, sta tagliando! E ora lo metto semplicemente in questo piatto! Ne prendo altro! È una bella anguria, proprio grossa! Ora mi serve uno strumento più semplice, uno stuzzicadenti! I cubetti di anguria sono infilzati e pronti per essere mangiati! Eccoli, sì, e vai, anguria, la mia frutta preferita! Dolce e succosa! E non mi sono sporcata le mani! Bene, sono contento, ti piaccia! Adoro l'anguria fresca frullata, ne vuoi un po', Lizzy? Oh, wow, guarda qua! Troppo divertente! Papà, sono tornata da scuola! Oh, che fame che ho! Il mio pancino ha fame, sta facendo molto baccano! Papà! Ok, togliti lo zaino! E ora siediti! Metti il bavaglino così non ti sporchi! Ok, ecco i piatti, e ora mi rimetto al lavoro! Ho un bel cetriolo qui, lo affetto! Ecco qua! Ah, papà, lo stai tagliando male, fermati! Oh, hai ragione, ora lo taglio meglio! Oh, oh no, il cetriolo sta rotolando via, no, accidenti! Aspetta un secondo, so cosa fare! Faccio una chiamatina veloce! Papà, ho tanta fame, quanto ci stai mettendo? Non ti preoccupare, oh, ecco il pacco che ho ordinato! Wow, guarda questa fantastica affettatrice! Ora porterò a termine l'opera, mi rimetto a tagliare il cetriolo! Lo metto nell'affettatrice e poi premo la leva per tagliarlo! Guarda che fette! E ora anche le carote, guarda che pezzettini! Oh, e questa foglia di lattuga! Ecco qua, Lizzy! E vai finalmente, ora si mangia! Adoro i cetrioli, soprattutto quando sono ben tagliati! Buonissimo! Grazie, papà! Meno male! E sono contento che ti piaccia, tesoro! Quali trucchi usano i vostri genitori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto! Condividete il video con gli amici e iscrivetevi al canale per altri video utili come questo!